Questa trasmissione è offerta da Glemone Shopping Center. Buongiorno, buona domenica cari telespettatori e telespettatrici, una domenica speciale, lo vedete in mano ho l'ulivo perché questa è la domenica delle palme, un simbolo di profonda cristianità, sarà una delle settimane più importanti, quella che ci aspetta, la domenica appunto la settimana santa, la settimana di Pasqua. Ma intanto qui a Campolessi di Gemona si fa festa perché è iniziata da pochissimo, sono con il presidente appunto del circolo culturale e ricreativo che è Davide Cragnolini che è alla mia destra, ma c'è anche il sindaco Reveland che salutiamo. Allora intanto sono 52 anni che questa festa viene effettuata e svolta. Sì, buongiorno a tutti, esattamente sono 52 anni, è un appuntamento tradizionale per la nostra borgata e anche per l'attività di Gemona in cui lo consideriamo e lo crediamo un momento di festa per tutti gli abitanti della nostra borgata e sono solitamente due settimane, quest'anno facciamo un qualcosa in più perché in concomitanza con le festività pasquali abbiamo deciso di rispettarle, quindi festeggiare solo il sabato, la giornata prima di Pasqua. È un momento di incontro dove ci ritroviamo tutti assieme, dove persone che magari durante l'anno non si vedono le incontri tutti qua e quindi è un piacere per noi ritrovarci assieme e fare festa assieme. Ecco, e il circolo culturale ricreativo, vi faccio vedere questo ben di Dio, perché questo sono il futuro del comune di Gemona, questi piccoli che sono pronti per preparare l'impasto di quello che sarà poi i chiapiei di San Marc, uno dei piatti più importanti. E vedete che alle spalle del nostro Paolo Baci c'è l'area festeggiamenti dove c'è una grande organizzazione e quindi si sta aprendo il cielo, si sta aprendo, la temperatura sta salendo e quindi se state pensando dove passare la domenica venite a Campolessi che non vi annoierete, anche perché qui c'è un menù che non è il solito menù. E il buon Reveland che vedete che non porta la cravatta, è domenica anche per lui. Ecco, intanto il sindaco di Gemona, di che cosa è ghiotto? Buongiorno a tutti. Beh, buongiorno. Innanzitutto devo registrare che nella nostra comunità veramente c'è una realtà associativa straordinaria e invito tutti a venire a degustare anche i piatti veramente che vengono prodotti nelle nostre sagre, nelle nostre manifestazioni. Qui ci sono anche dei piatti speciali che magari poi qualcun altro approfitterà di illustrare, ma veramente questa manifestazione è nata come una sagra di borgata, ma è diventata una sagra di riferimento per tutta la città, ma attrae anche parecchi cittadini ed appassionati di tutta la realtà regionale, quindi invito tutti a venire perché vale veramente la pena. 1200 abitanti. Sì, 1200 abitanti in questa frazione, Campolessi, c'è da dire che questa sagra è sempre innovativa anche sul tipo di proposta ed anche quest'anno con la sagra, primo presidio slow food, la sagra veramente dà anche un nuovo segnale anche per tutte le altre realtà. Sono particolarmente attenti alle tradizioni del territorio, ai prodotti agricoli del territorio e un plauso va agli organizzatori perché veramente portano di nuovo Gemona anche alla ribalta regionale. Gemona, centro storico, le salutiamo anche le altre frazioni, Ospedaletto, Campolessi, Taboga, Campagnola, Piovega, Taviele, Stalis, Maniaglia, Godo e Gois. Quindi un territorio dove magari se venite a pranzare da queste parti va assolutamente visitato. Ovviamente vi suggerisco di farvi un giro in Piazza del Ferro che è bellissima, è una skyline sul Friuli. Io direi di andare un attimo da questo signore che abbiamo già incontrato venerdì e fra poco vi proporremo il servizio, è il presidente della latteria di Campolessi, ricordo latteria Turnaria. Latteria Turnaria, una delle poche e tra l'altro sono loro che forniscono la materia prima per la realizzazione dei piatti. Sì, noi forniamo la materia prima per la realizzazione dei chiapiei di San Marc, in particolare un formaggio stagionato 12 mesi,
Noi come latteria di Campolesi siamo presenti dal 1908 qua, siamo tra le più vecchie del Friuli. Gli allevatori sono del Gemonese, dei comuni limitrofi, consegnano giornalmente un latte prodotto da bovine per gran parte di Pezzata Rossa. Il latte viene conferito presso il caseificio e viene lavorato da due casari, Rinaldo e Alberto, in maniera artigianale a latte crudo. Vuol dire che il latte non supera mai 40 gradi, vuol dire che il prodotto che producono è un prodotto vivo, è un prodotto particolare, infatti è stato riconosciuto presidio Slow Food già dal 2012 ed è un prodotto che fa parte insomma della tradizione del Friuli, fa parte della tradizione di Campolesi ed è un orgoglio della frazione, perché la latteria fondata nel 1908 contava più di 120 soci. Dopo negli anni insomma la rivoluzione economica eccetera anche del reparto agricolo ha comportato a una gestione diversa, attualmente lavoriamo circa 20 quintali, siamo 18 soci, conferiamo il latte e rivendiamo direttamente il prodotto sia presso il caseificio, ogni giorno dalle 10.30 all'1, tranne la domenica che andiamo a messa, che siamo bravi, e presso tutte le aziende agricole dei nostri soci, e inoltre abbiamo una serie di negozi da Gemona fino a Udine che riforniamo con i nostri prodotti. Allora, io adesso vado da questa parte perché lo chef internazionale Davide Patat è già in lavorazione. Fra poco vi diremo perché c'è questa cartina. Allora, Davide, ci sono già i tuoi aiutanti pronti. Che cosa stai facendo? Allora, io sto stirando la pasta che abbiamo precedentemente preparato, come stanno facendo loro, perché ha bisogno di riposare per essere più malleabile, no? Niente, vi spiego un attimo cosa c'è dentro questi chiappie di San Marc. Allora, abbiamo del formaggio di un anno, della latteria di Campolesi, del formaggio fresco, della ricotta e del burro, sempre della latteria, che usiamo per fare la famosa morchia. Senti, entro la fine di questa diretta vedremo i chiappie. Certo, certo, certo. Adesso continuo e finisco di prepararli e dopo potrete assaggiarli. Allora, e noi, come ben sapete, questa è una trasmissione che di fatto serve anche a mettere in vetrina le eccellenze del territorio. Vi portiamo all'interno della piscina Atlantis di Gemona, dove abbiamo incontrato Giuliano Petricone, una struttura nella quale si allena Dylan Buonaguro, classe 2002, che spicca nel fiorente gruppo agonistico della società nuoto gemonese. Il giovane parteciperà agli europei in Russia nel prossimo luglio. Per voi. Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Acércate un chin, chin, acércate un chin y hazlo de nuevo. Que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no. Me arrugo, derrito por ti lentamente. Lánzame un swing, swing, lánzame un swing y bátete el pelo. Acércate un chin, chin. E allora sono con Giuliano Petricone, socio della società nuoto gemonese. Con le immagini di Paolo Bassi vi stiamo mostrando quella che è la piscina di Gemona. E allora intanto ti chiedo, questa è una struttura rivolta dai più piccoli ai più grandi? Esattamente, esattamente. La nostra offerta si sviluppa in pratica lungo tutto l'arco di vita, quindi partiamo con i corsi per le gestanti, quindi attività in acqua mirate sostanzialmente al rilassamento, agli esercizi di respirazione, per poi passare alle attività con i bambini, quindi dalla fascia 0-3 anni, in cui i bimbi sono accompagnati in acqua ovviamente dai genitori, per poi proseguire verso il percorso 3-5, attività ludodidattica, dove tutti gli obiettivi didattici sono mascherati ad attività ludiche e i bambini cominciano a lavorare in acqua con gli istruttori senza la presenza dei genitori. Dopo, in età scolare, quindi dai 6 anni in su, comincia il percorso di scuola nuoto federale. Ecco, c'è anche un centro benessere al quale state mettendo mano? Esattamente, abbiamo un centro benessere che consiste in una vasca idromassaggio, un bagno turco, una biosauna e una sauna finlandese e ci stiamo adoperando per ampliarlo con la terrazza panoramica che speriamo prossimamente di poter inaugurare, insomma quanto prima. Quanto fa bene nuotare? Nuotare fa molto bene, studi lo dimostrano, medici lo consigliano, è un'attività salutare,
Sappiamo che sia sul piano fisico che sul piano psicologico l'attività del nuoto è una tra le più complete. E quindi fanno bene alla salute ed è giusto cominciare a portare i più piccoli? È giusto cominciare a portare i più piccoli perché a nuotare purtroppo non si impara in due minuti, il percorso è lungo, richiede pazienza e quindi cominciare con delle buone basi acquatiche fin da bambini può permettere di imparare la pratica del nuoto in maniera adeguata e corretta. Quanti sono gli utenti? Noi attualmente siamo intorno ai 700 utenti abbonati attivi. Allora, intanto alle spalle di Paolo Bassi le vedete questo trio delle meraviglie che non può nascondersi, anche perché presentamele tu, Francesca, Morena ed Amanda. Ma che ruolo hanno queste tre? È un ruolo imprescindibile, un ruolo fondamentale all'interno della struttura. Amanda coordina il piano vasca, gli istruttori e quindi tutte le attività riguardanti i corsi di nuoto. A proposito, prima mi sono dimenticato anche del fitness, altro settore importante. Noi offriamo una vasta gamma di servizi legati al fitness, partendo dall'acqua dolce all'attività di fitness normale, acqua bike, step, piuttosto che acqua pole, e abbiamo anche i tapis roulant per fare acqua walking. E poi proseguiamo con Morena a livello direzionale si occupa della gestione dell'impianto a livello amministrativo, e poi abbiamo Francesca che l'assiste e si occupa sostanzialmente del front office, quindi di tutti i rapporti con la clientela, quindi dall'accoglienza alla gestione degli abbonamenti, e quindi le vogliono tutti molto bene. Bene, sorridono, grazie Giuliano, e alla prossima. Reina cae alguna vez, escucha bien mi voz, que esto queda entre tú y yo. E allora, questo era un po' il racconto della piscina di Gemona. Lucio Coppetti è invece la memoria storica, lo storico del circolo culturale ricreativo. Ho detto bene o ho esagerato? Hai un po' esagerato, insomma. Senti, perché questa cartina? Allora, per capire un po' dove siamo, dove ci troviamo, è giusto guardare un po' indietro fino alle prime notizie che abbiamo di questo territorio. Questa è una cartina che è una copia della cartina che è presente all'archivio storico di Trieste, è un rilievo effettuato nel 1821 e la cartina risale al 1834, dove si vede che è raffigurata la parte della piana di Gemona che comprende tutta l'area chiamata al tempo Campo di Gemona. In quest'area si sono poi sviluppate le varie borgate, che sono la borgata di Campo Lessi, la borgata di Campo Taboga e la borgata di Campo Campagnola. Lo sviluppo più recente della borgata, che era prettamente una realtà contadina di agricoltura, eccetera, eccetera, anche se il territorio era abbastanza poco, diciamo così, importante, perché faceva parte della piana del Tagliamento, no? Comunque la nascita di Campolessi, lo sviluppo di Campolessi si può riportare subito dopo la prima guerra mondiale, quindi dopo la guerra del 15-18, quando c'è stato il riordino fondiario, dove i conti Elti hanno dato la possibilità alle realtà contadine che erano presenti in questa zona, che prima lavoravano appunto per i conti, di poter acquistare i terreni e quindi diciamo cominciare a mettere in proprio la propria produzione. Da qui nasce la volontà da parte di alcune persone di acquistare un terreno, dove nasce la latteria di Campolessi, di cui abbiamo parlato prima, che è nata nel 1908 e che quindi l'anno scorso ha festeggiato i 110 anni. Questo gruppo di persone animate da questa storia di questa borgata hanno costruito dapprima la chiesa, che è stata realizzata nel 1930 e consacrata nel 1936, e da lì poi un altro gruppo di persone che avevano iniziato appunto dalla chiesa a fare le prime feste di San Marco
si sono separati e hanno avuto la possibilità di acquistare un pezzo di terreno dove ci troviamo oggi, dove è nato nel 1967 il Circolo Culturale e Ricreativo di Campolessi. Grazie. Prego. Grazie per la sintesi, noi adesso andiamo in pubblicità, vediamo se il consigliera comunale, venga un attimo, venga, andiamo da questa parte, Paolino, gli facciamo lanciare la, vieni un attimo, dobbiamo lanciare la pubblicità, sì o no? Ma assolutamente sì, anche sì. Ecco, c'è una bella voce, evidentemente l'influenza è arrivata. Il clima aiuta. Allora, noi andiamo in pubblicità, ci vediamo tra poco. Allora, ancora in diretta da Campolessi, abbiamo tante cose da raccontarvi e vi nomino tre persone: Silvia Pittini, Morena Meneghini, Francesca Contessi, assieme ai conferitori di latte, sono le colonne portanti di Gemona Latterie in via San Biagio 2. L'abbiamo visitata per voi. Siamo arrivati, siamo a Gemona Latterie. Adesso andiamo a conoscere un po' più da vicino la casara, Silvia e Pittini, che ci spiegherà come viene prodotto il formaggio da queste parti. Entriamo. Ed eccoci, come promesso, siamo all'interno dello spaccio di Gotte Gemona Latterie e lei è lì che è qui che ci aspetta, Silvia e Pittini, buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto dobbiamo dire, questo è un luogo ricco di storia. Altro che, una latteria fondata bensì nel 1909, quest'anno festeggiamo i 110 anni. Tu sei l'ultima casara, c'era mai stata una casara donna? Qua no, sono la prima. Spiegaci un po' com'è la vita all'interno di questo caseificio. Beh, io posso dire che da quando lavoro ufficialmente come casara ho trovato il mio mondo. Io qua posso veramente sbizzarrirmi, fare tutto quello che posso con il latte, qualsiasi tipo di prodotto, e vengo ripagata dalla soddisfazione che le persone mi danno. Quindi viene restituito in termini di acquisto e di consenso? Certo, certo. Che cosa trova il cliente? Adesso vediamo il nostro Paolo che sta riprendendo probabilmente degli stracchini. Allora, oggi come freschi è pronta la robiola, la ricotta e il burro. Purtroppo gli altri freschi li ho già finiti a quest'ora, meglio così. E comunque tutti i tipi di formaggi di diverse stagionature, con diverse spezie. C'è quello affumicato, quello nel fieno, quello ubriaco e vari tipi di frant con aglio, erba cipollina, peperoncino, fichi, uvetta. Tutto quello che mi viene in mente io provo a farlo. Senti, Silvia, la giornata quando inizia qui? Allora, non è più come una volta alzarsi alle 4 o cosa, no. 7:30 in latteria, alle 8:15 arriva il latte e si comincia. Quanto prodotto lavorato? Non è ogni giorno uguale, comunque diciamo che mediamente sono un'ottantina di quintali a settimana, suddivisi in 5 giorni. Il latte viene prodotto qui in zona? Il latte viene conferito da 4 stalle, 3 di Buia e 1 di Artegna. Quindi sappiamo da dove arriva la materia prima? Certo, e soprattutto noi ci teniamo al benessere animale, abbiamo visitato le stalle dei conferitori e devo dire che sono veramente... Senti, il prodotto emergente qual è? Beh, direi che visto che è iniziata la primavera, adesso va molto il formaggio occhiato, chiamato anche gonfio, qualcuno lo chiama, che per molti è un difetto, invece per molti è... speciale. Come fatto? Nella stessa maniera dell'altro formaggio, solo che adesso comunque le mucche cominciano a mangiare più erba, lavorando a latte crudo, mantiene la carica batterica, diciamo, comunque buona, tra virgolette, che fa in modo che il formaggio abbia un bell'occhio e comunque un pochino si gonfi e abbia un sapore, una marcia in più. Grazie Silvia. Grazie a voi. Eccoci cari telespettatori e telespettatrici, ancora una buona domenica delle Palme, sono con Cristian Patat del direttivo del Circolo. Sei pronto per cucinarli i chiapiei?
Allora, sono pronto e questa idea dei Chiappiei è nata due anni fa per i 50 anni di fondazione del nostro circolo. È nata dall'idea di creare un prodotto a chilometri zero, è nata per inventarsi non qualcosa di nuovo, ma di dare l'opportunità di far conoscere la nostra borgata, avendo la latteria, Turnari è una delle pochissime ancora presenti in regione, valorizzando il nostro territorio. E l'idea è venuta con la partecipazione sia di Marinella Ferigo, che ci ha dato una grossa mano, e soprattutto grazie a Davide, nostro borghesano, che ha creato questo raviolo che è la rappresentazione della nostra sagra, che verrà. Ora dobbiamo farlo conoscere bene, perché comunque in tanti vengono anche per la nostra grigliata mista, che era il piatto clou, e ora cerchiamo di valorizzare questo piatto qua. Grazie Cristian. Prego. Allora andiamo due secondi, perché vi voglio mostrare i più piccoli, ve li mostro e ve li presento subito. Allora, solo nome e cognome, ciao. Brollo Ginevra. Perfetto, andiamo da questa parte. Solo Evelyn Lila. Viola Spelat. Nome e cognome? Filippo Pascolo. Vedete che sono molto concentrati, buongiorno. Fammi un sorriso, meglio. Ti chiami? Nicola. Ti chiami? Enrico. E diciamo anche il cognome. Laudonio Domenico. Perfetto. Le ultime due, buongiorno. Valentina. Brollo. Patat. Il nome? Greta. Greta. Allora, questi sono i più piccoli. Qua andiamo da un'altra parte, dove qua a Gemona c'è una grande tradizione alpina. E lei chi è, signora? La mamma di Ginevra. Capito. Ma cucina meglio lei o Ginevra? Meglio Ginevra. È molto brava. È brava? Sì, gli piace. Questi sono gli alpini e sono anche l'emblema della rinascita, della ricostruzione di Gemona dopo il terremoto. Loro sono qua e fanno... chi è che parla? Questo è... Indicano tutti te. Mi hanno trovato. Senti, quanti siete? Noi siamo un'ottantina del gruppo ANA di Campolessi e collaboriamo qua con i ragazzi della Sagra. Aspettiamo adesso di assaggiare questi buonissimi prodotti che stanno preparando i nostri chef. Senti, c'è stata una domenica importante 8-7 giorni fa. Certo, qui avevamo la adunata del Gemona, c'è stata una bella presenza, come sempre negli ultimi anni, devo dire. Sono tutti gli alpini venuti da tutto il nord Italia e anche dal resto, dal sud e dal centro, a ritrovare i vecchi commilitoni. Allora, senti, grazie. Sì. Vedete, è un bel campo largo su questi ragazzi col cappello alpino, che tra l'altro saranno presenti il 7 di maggio, quando allo scrigno, so che ho già mandato la mail, mi avete già detto che ci sarete, così facciamo un po' di promozione, parleremo della dunata che si svolgerà a Milano. Quindi scrigno alpino con il coro che ha già garantito la sua presenza. Io vado da questa parte così ve li mostro. Signora, buongiorno. Buongiorno. Che bella cosa che ha tra le mani. L'ulivo, oggi la giornata delle palme. È cosa da salvaguardare. Sì, qui la tradizione è abbastanza sentita. Quindi. Andata a messa? Certo, e poi subito qui in sagra. Allora, noi adesso ci fermiamo e fra poco andremo da Barbara Zilli, consigliere regionale, con la quale non parleremo ovviamente di politica, ma parleremo, non so se è una leggenda, pare che la Zilli abbia adottato una mucca, non so se è vero, ma ce lo dirà lei. A tra poco. Siamo con voi, come promesso è arrivata l'assessore regionale Barbara Zilli, che tra l'altro è di... Sei Gemona? Certo, sì, gemonese doc. Senti, intanto... sei una frequentatrice di sagre?
Sì, ma soprattutto di questa festa che a Gemona è una importantissima occasione per dire che arriva finalmente la primavera, festeggiamo San Marco, è molto frequentata e sa rinnovarsi negli anni da ormai oltre 50 anni. Senti, questa cosa della mucca, che la Zilli adotta una mucca? Sì, ho adottato la Nere, che è una mucca della stalla dei signori Londero di Lorenzo, che peraltro ha avuto anche un vitellino. È un'occasione bellissima per promuovere la latteria Turnaria, che è una delle più antiche nel territorio regionale qui di Campolessi, ed è un'occasione bellissima per dire e per dimostrare ai bambini come ci si possa ancora avvicinare a questo mondo dell'agricoltura, a questo mondo che dà grandi soddisfazioni però richiede molti sacrifici. Lorenzo è un ragazzo di questa borgata, dovrebbe arrivare qui con noi ma è impegnato allo stand di Slow Food, che ha deciso appunto di fare della sua vita l'agricoltore nella sua vita e per cui sta frequentando l'agraria ed inoltre continua la tradizione familiare. Niente, è una bellissima occasione, abbiamo fatto un video su Facebook che ha raggiunto oltre 17.000 visualizzazioni in 2 giorni, siamo contenti e bisogna dire a tutti che adottare una mucca è un gesto di grande responsabilità e di vicinanza al mondo rurale, c'è l'occasione con una donazione di poter ottenere i prodotti della mucca adottata e quindi si crea una filiera utile e importante su questo tema. E chi sono? Questo è Antonio Collini, è amico dei miei bambini che sono Marco e Matteo. Grazie a Barbara Zilli e buona domenica. Grazie a voi, buona domenica a tutti. Allora andiamo da questa parte perché i chiapieri sono pronti. Sono pronti, adesso li impiattiamo. Ecco. Sentite il suono soave delle campane che ci dice che è mezzogiorno, quindi mai momento migliore poteva essere per impiattare i chiapieri. Esatto. Per questo prodotto che a mio avviso è super, con un formaggio che è davvero molto buono. Senti, c'è una decorazione o il piatto è finito allora, così? Noi di solito usiamo delle erbette spontanee come decorazione e ci va come condimento la morchie, che è la farina di polenta tostata e cotta nel burro. Che adesso versi. Esatto. E questa signora che è la presidente regionale della Federazione Italiana Cuochi. Quanto sappiamo cucinare bene da queste parti? Tantissimo e posso garantirvelo adesso che giro un po' con la federazione, il Friuli non è di meno, continuo a ribadire che dobbiamo valorizzare i nostri prodotti. Questo piatto, oltre che è nato per la Sagra di Campolessi, è nato anche per il Gemonese, perché quando io vado in giro a portare i nostri prodotti mi chiedevano: ma Gemona non si rappresenta con un piatto? E con Davide e Cristian abbiamo pensato questo piatto qua. Ecco, questa signora tra l'altro mi supporterà in una puntata dello scrigno un po' più in là, perché vogliamo portare i cuochi di oggi ma anche i cuochi di ieri e quindi ci stiamo già organizzando in proiezione su una delle prossime puntate. Grazie signora. Grazie infinite a voi dell'occasione che ci avete dato, grazie. Allora, adesso è un altro servizio del territorio, è sicuramente un'azienda agricola che ha saputo innovarsi per produzione e per piano di distribuzione. È il caso dell'azienda agricola di Manlio Patat, che ho incontrato assieme a Paolo Bassi, che saluto Valdi e ovviamente il regista Pierangelo Butazzoni. Siamo in via Marzars, Gemona, sono nell'azienda agricola di Manlio Patat, il titolare è qui al mio fianco e siamo qui per conoscervi un po' più da vicino. Questo è uno dei cuori pulsanti fuori c'è la campagna dalla quale lei è rientrato da poco. Qua abbiamo il commercio e poi fuori chiaramente abbiamo la campagna, produciamo frutta, soprattutto mele e kiwi e in più abbiamo anche il vigneto con le varietà di prosecco e chardonnay. Ecco, senta, la vostra attività inizia qua? La nostra attività di vendita diretta è da sempre, perché già il nonno paterno e anche materno avevano lo spazio dove vendevano i loro prodotti aziendali. Quella volta vendevano il formaggio, il vino che si produceva in azienda e un po' di verdura anche. L'attività poi si è sviluppata e si è allargata. Sì, l'attività si è allargata, diciamo, sono entrato io in azienda nei primi anni 90,
e ho trasformato l'azienda da zootecnica in frutticola e poi ho ripreso, negli ultimi anni, ho ripreso anche la vocazione viticola dell'azienda. La materia prima, le mele, poi viene trasformata anche in succo? Sì, noi abbiamo praticamente facciamo un ciclo completo del nostro prodotto. Una parte la vendiamo come frutta fresca e una parte la facciamo trasformare e la vendiamo come succo di mela. Anche il vino lo facciamo trasformare nel nostro prosecco Rio Rai, lo facciamo trasformare e poi lo vendiamo nei nostri spazi. Insieme agli ultimi anni abbiamo aggiunto anche la produzione di olio e di aceto di mele. Non manca niente. No, per adesso diciamo che il ciclo è abbastanza ampio, la gamma di prodotti è abbastanza ampia e poi vedremo nel futuro se possiamo ulteriormente aggiungere qualche altro prodotto. Concludendo, c'è questo spaccio storico e poi ce n'è anche un altro. Sì, questo è lo spaccio storico in azienda, proprio nel cuore dell'azienda. L'altro spaccio per esigenze commerciali lo abbiamo aperto già da una decina di anni, è proprio fronte statale 13, Pontebbana, all'imbocco di Gemona, nell'abitato di Campolessi, nella frazione Campolessi. Si trova esattamente quello che si trova anche qui? Si trova tutto quello che abbiamo in azienda, il 90% sono tutto prodotto aziendale. Abbiamo qualche piccola aggiunta, ad esempio collaboriamo da tanti anni con un'azienda siciliana che ci fornisce direttamente le arance. Siamo ancora con voi, probabilmente vi state mettendo i piedi sotto il tavolo perché è ora di pranzo, però Fernando Brollo, che ringrazio pubblicamente per il supporto e per l'allestimento di questa diretta, ci deve dire quanto avete lavorato per l'allestimento di quest'area festeggiamento. Allora, il festeggiamento di San Marco è una ricorrenza molto importante che quindi implica una macchina organizzativa altrettanto importante. Io 2-3 anni fa avevo fatto un conto di tutte le persone che ci vengono a dare una mano, dai bambini alle persone più anziane. Siamo circa 120 dietro questa sagra qua a lavorare e a dare una mano. Noi del direttivo si parte 3-4 mesi prima, quindi a dicembre, già dicembre inizio gennaio ci sono le prime idee che poi vengono sviluppate, e per noi del direttivo questo periodo qua è un secondo lavoro a tutti gli effetti, vista l'importanza. Allora, grazie ancora. Allora, prima l'assessore regionale Zilli ci ha parlato di voi adottare una mucca. Beccatevi anche questi due signori. Voi girate la domenica con questa maglia? Sì, quando andiamo per i mercati andiamo con queste maglie. Quindi l'obiettivo qual è? L'obiettivo è valorizzare il territorio tramite l'adozione di una vacca. È un progetto che è partito 2 anni fa con l'Ecomuseo delle Acque del Gemonese e continua adesso in collaborazione con la latteria di Campolessi. Ma quante mucche sono state adottate fino adesso? A dire la verità i numeri parlano diversamente, cioè abbiamo bisogno di una spinta. 2 anni fa siamo partiti molto bene con circa 150 adozioni dappertutto. E quanto costa adottare una mucca? Costa 50 euro, che è un valore diciamo simbolico dell'adozione, e però si può fare o anche meno o anche più, e vengono restituiti coi prodotti della vacca adottata. Bellissimo. Questa è una cosa. E quindi a questo punto quante mucche hanno trovato casa, se si può dire? 150? 150, sì, per adesso sì. Allora, questa è. Cioè veramente qua vivi il territorio, te ne escono sempre di nuove. E adesso andiamo invece in un'azienda che è la latteria di Campolessi, che abbiamo già citato prima, l'abbiamo visitata. Siamo con Sereno Milisso, presidente della latteria Turnaria di Campolessi. Da una parte la signora che salutiamo, si chiama? Si chiama Gabriella. Oltre questo vetro, sembra di essere in ostetricia, nasce il formaggio della vostra latteria. Esatto, noi siamo qui nella latteria, abbiamo il reparto produzione che è contingente allo spaccio, proprio per dare sia visibilità alla gente dei nostri prodotti, sia dove nascono, proprio per far vedere i processi antichi di lavorazione di una volta, i casari che lo lavorano,
e direttamente la vendita proprio qui nello spaccio, senza, proprio a chilometro zero, diciamo, perché dal produttore al consumatore. Il latte da dove arriva? Il latte arriva da Gemona e dai comuni limitrofi, da aziende agricole, tutta a conduzione familiare. Viene allevata circa il 90%, sono bovine di pezzata rossa. E sono aziende agricole che rispettano un disciplinare di produzione di slow food, che è stato scelto già prima dagli agricoltori, che prevede un'alimentazione molto semplice, senza insilati, senza fasciati, ma solamente con fieno, farine ed erba durante il periodo estivo. I conferitori conferiscono giornalmente il latte presso il caseificio con mezzi propri, e quindi anche il fattore di essere lavorato ogni giorno direttamente in caseificio fa parte di questa ricetta per produrre un prodotto di qualità. Dopodiché, una volta, noi siamo come un piccolo ristorante, dico sempre, nel senso che il successo del ristorante nasce dalla qualità delle materie prime, e qui ringraziamo gli allevatori che producono questo latte di qualità, ma soprattutto ci vogliono i master chef, che sono i nostri casari, che lavorano artigianalmente a latte crudo, e quindi un latte che non viene pastorizzato, e negli anni hanno acquisito l'esperienza e la professionalità per lavorare un latte che, ricordo, ogni giorno è diverso dal giorno prima. È un prodotto vivo, e quindi solo la loro arte ci permette di produrre un prodotto che è vivo, nel senso che varia in seconda delle stagioni. Ecco, concludendo, abbiamo visto la signora che stava imbustando le striciulis, le mie amatissime striciulis, poi vogliamo salutare, Paolo li ha già ripresi, quei due signori che stanno lavorando all'interno del laboratorio. Sì, allora loro sono Rinaldo, il casaro più vecchio, è con noi da ben 31 anni, e dopo c'è Alberto, che è il casaro più giovane, che è da noi da 15 anni. E sono loro in pratica il motore della latteria, sono loro che detengono la ricetta di questo formaggio, e sono loro che ci permettono di valorizzare il lavoro di tanti piccoli allevatori che producono in maniera seria, in maniera tradizionale, e di mantenere anche vivo un territorio, perché per produrre questo latte viene utilizzato tutto il fieno prodotto in questi territori, e vengono sfalciate le colline, viene mantenuto il territorio in maniera egregia. Penultima parte del campanile della domenica qui da Campolesi, festa di San Marco. Cristian, è arrivata la carne. Benissimo, allora qua c'è tutto il lavoro della nostra cucina, c'è il frico friabile fatto dalla signora Franca, che è 30 anni che lo fa, e lo fa artigianalmente, fatto a mano, il frico di patate, e abbiamo la nostra grigliata mista, che è il piatto clou. E i chiapiei abbiamo parlato prima, poi in sagra abbiamo la degustazione dei formaggi della latteria, e abbiamo quest'anno anche la degustazione del piatto di affettato del nostro macellaio, anche lui della Borgata. Il piatto non c'è, ma dovrebbe arrivare, ma insomma, questo è tutto il nostro... Okay. Allora, a proposito di programma della festa, mi pare abbastanza nutrito. Sì, noi in tutti questi anni cerchiamo sempre di mantenere una linea, abbiamo deciso di continuare sul discorso dei gruppi, puntando sulle cover band. Ci teniamo particolarmente a creare delle attività finalizzate per i bambini, quindi abbiamo dei maghi, abbiamo delle persone che fanno degli spettacoli, mini spettacoli teatrali per i ragazzi, e aggiungiamo anche delle attività diciamo culturali, quindi sono più di 20 anni che ci impegniamo a trovare sempre delle compagnie teatrali in lingua madre, in friulano, e da quest'anno abbiamo aggiunto anche, ci piace valorizzare l'aspetto letterario. Abbiamo creato all'interno del programma due appuntamenti definiti gli aperitivi letterari, in cui vogliamo far conoscere a tutta la gente, alla nostra borgata, ma a tutti quelli che vengono qui in sagra da noi, delle realtà di scrittori di Gemona. Proprio stasera avremo un primo appuntamento con Matteo Bellotto, che è un nostro borghesano, che ha creato un libro sulla cultura del vino friulana,
mentre il giorno di San Marco, il 25, abbiamo l'onore e il piacere di ospitare Ilaria Tutti, che è una scrittrice che ha pubblicato un paio d'anni fa un thriller che ha avuto un enorme successo a livello nazionale e ha conseguito anche dei premi. Allora, lo storico è ancora con noi perché abbiamo delle immagini che fanno riferimento al campanile, ecco Petti. Diciamo che la chiesa che era stata costruita ante terremoto è stata demolita proprio a seguito degli eventi sismici del 76 e quindi negli anni 70, subito dopo, è stata ricostruita la chiesa, che rappresenta un'architettura di tipo moderno ed è molto apprezzata proprio per la sua struttura attuale, diciamo così. Contestualmente è stato ricostruito anche il campanile che precedentemente nella chiesa precedente non era presente, quindi è stato un tassello in più a quella che è l'architettura della borgata. Rapido abbiamo ancora degli accenni storici. Sì, diciamo che partiamo quindi eravamo arrivati al 1967, anno di fondazione di questo circolo, dove 21 persone hanno firmato l'atto costitutivo. Subito dopo sono iniziate le attività su questo terreno con la costruzione del primo fabbricato, che è quello attualmente adibito a Enoteca, che è stato oggetto di recente ristrutturazione. Una nota particolare: nell'angolo sud-ovest della costruzione, nelle fondazioni, dovrebbe esserci una bottiglia con le firme dei soci fondatori. Ecco, non si sa la data di questo deposito, di questa bottiglia, perché si sono dimenticati di fare una copia del documento. Diciamo che da allora l'attività del circolo è sempre stata molto fiorente, sia dal punto di vista delle attività che venivano ogni anno proposte, riproposte nell'ambito dei vari festeggiamenti, quindi la festa di San Marco, la festa dell'uva che si teneva in settembre, il torneo di calcio delle borgate che ha avuto il suo inizio nei primi anni 70. Precedentemente ovviamente era stato costruito il campo sportivo che ospitava queste attività. Diciamo che da allora, dopo è stato il territorio del circolo, è stato un punto di riferimento importante in occasione degli eventi sismici del 76, perché qui era stata realizzata proprio la tendopoli provvisoria in occasione di quell'evento. Da allora ovviamente le attività sono proseguite con la realizzazione dell'impianto di illuminazione del campo sportivo, la realizzazione del palco dove ci troviamo adesso e anche qui, per quanto riguarda le varie attività, sono sempre state delle innovazioni e portate delle attività nuove. Una nota importante è che in questo circolo, come potrete notare, ed credo che sia un fiore all'occhiello, è stata la particolare attenzione che è stata posta nel ricambio generazionale, che ci permette tuttora di avere un bel programma e una buona partecipazione soprattutto da parte dei giovani. Grazie, e andiamo da Licio Pascolo, che ci deve dire che, insomma, adesso sì, c'è la festa di San Marco, ma qua di fatto vi muovete su tutto l'anno. Sì, principalmente, intanto vi dico perché hanno fatto parlare me, io sono segretario, attualmente sono il più vecchio del circolo, nel senso che sono in carica da 25 anni, praticamente da quando avevo 22 anni, e sono ancora qui e sto cercando qualcuno che mi dia una mano, come diceva Lucio, a portare avanti il tutto. Per fortuna abbiamo un buon ricambio generazionale per fare e portare avanti le nostre iniziative. La Sagra di San Marco principalmente è l'iniziativa che ci dà la possibilità di portare avanti tutto quello che facciamo, tutte le spese che andiamo ad affrontare durante l'anno per mantenere una sede del genere. È sempre stata caratterizzata dal fatto che abbiamo iniziative per i bambini, iniziative sportive, collaboriamo col Judo Kai Gemona, la Buiese, tra l'altro stasera passerà qui a trovarci Alessandro De Marchi, che Rosso di Buia, il nostro amico, sì, che è in rientro dalla gara dei Paesi Baschi. Abbiamo una serie di iniziative culturali, come diceva prima il Presidente, e quindi cerchiamo di variegare. Ieri sera c'è stata una serata teatrale in una sede qui vicino, cerchiamo di variegare l'offerta
a 360 gradi. Il torneo di calcio, il prossimo anno, il torneo di calcio che si svolge in questo campo che vedete alle mie spalle, si gioca 7 contro 7, 50 anni il prossimo anno, uno dei tornei più vecchi della provincia di Udine, interrotto solamente in occasione degli eventi sismici del 76. 16 giocatori per squadra, 14 di Gemona e 2 stranieri, per un totale di 10 squadre e 160 giocatori. Non è il torneo dei bar, Lega Calcio Friuli Collinare, tutti assicurati e tutti tesserati. Senti, alle nostre spalle chi abbiamo? Alle nostre spalle abbiamo i ragazzi della cooperativa Itaca Onlus, che sono dei ragazzi che ci danno una mano sia in cucina, ma in particolare nella raccolta differenziata. Raccolta differenziata che sapete benissimo è diventato un problema non indifferente, soprattutto per le sagre, per il discorso recupero plastica e secco residuo, soprattutto qui a Gemona. E noi, negli ultimi 2 anni, ogni anno organizziamo la domenica prima di Natale, chiamiamo un pranzo di solidarietà dove a qual pare partecipa tutta la borgata e il ricavato viene devoluto in beneficenza a loro. Questa è un'altra delle iniziative che abbiamo durante l'anno. In mese di novembre partecipiamo attivamente alla festa del formaggio con le altre borgate di Gemona e in più allestiamo un albero di Natale qui nella borgata, che ogni anno viene donato un albero vero che viene allestito davanti alla chiesa e poi smantellato, diciamo. E poi abbiamo un'iniziativa, la metto così perché non posso sbilanciare più di tanto, passa Babbo Natale a Campolessi casa per casa e consegna circa 130 pacchi ogni anno. Questo, diciamo, il sunto di quello che andiamo a fare noi durante l'anno, oltre a partecipare a altre piccole borgate in occasione di altri eventi. Allora Licio, grazie, e vorrei chiudere, adesso ci salutiamo perché poi abbiamo la pubblicità, poi andremo alla pesca di beneficenza e poi all'esterno appunto di quest'area, perché ci sono delle bancarelle targate Slow Food, e vorrei, caro Paolo, se mi riprendi questa tabellina: ogni minuto che passi arrabbiato perdi 60 secondi di felicità. Questo dovrebbe essere un po' quello che non bisogna fare, insomma, cerchiamo di sorridere il più possibile e non perdiamo tempo ad essere arrabbiati. Ci salutiamo per un attimo, pubblicità, e adesso con Paolo e Valdi andiamo dall'altra parte della festa. Eccoci qua, ultima parte del campanile della domenica da Campolessi di Gemona. Vado dalla consigliera Zilli, consigliere comunale, buongiorno. Buongiorno, da parte di Raffaella, mi scuso con i telespettatori per la voce. Una bellissima voce, molto sensuale. Ecco. Purtroppo il clima quest'anno, il prima parte non c'è di aiuto, ma ci rifaremo perché noi abbiamo il sole dentro. Cosa si trova, cioè cosa si vince? Si vince sempre? Si vince abbastanza spesso, e come primo premio quest'anno abbiamo deciso di mettere una bella aspirapolvere Dyson, e così faremo contente molte signore. Abbiamo sempre molti premi e, grazie anche alla collaborazione della Vivo Friuli, delle realtà del territorio, dalla palestra.fit, a Voli Ali Libere di Gemona, la fioreria Petali di Rosa e tante altre iniziative. La Tutto Carni di Osoppo, che ci rifornisce materie di prima qualità, la latteria di Campolessi, che ovviamente non può mancare. E cosa devo dire? Signori e signori, vi attendo, qua si vince sempre. Campolessi è una bella piazza con una ricca e fornitissima enoteca. Possiamo ammirare alla mia sinistra un vassoio con delle pietanze molto prelibate e accattivanti. Venite a trovarci e grazie. Figurati, grazie. Ringrazio perché ho sempre ogni anno dei validi collaboratori che hanno tanta voglia di imparare e sono delle persone, nonostante siano ragazzi, hanno passione, impegno e buona volontà. Grazie allora alla consigliera Zilli, io mi porto ovviamente questo ulivo in questa giornata dedicata alle palme. Valdino, puoi venire da queste parti un attimo, perché io vorrei che scegliessi un pezzo
Inizio. Questo è tutto per Valdino, cari amici da casa. Valdino, con cosa inizi? Con le patate. Con le patate! Dimmi come sono, adesso erano fredde, però Bassi ormai si aspetta questa degustazione. Anche se sono fredde, sono buone lo stesso. Allora, vado dal sindaco che so che deve rientrare per i suoi impegni. Sindaco, grazie per essere stato con noi fino adesso. No, grazie a voi e buona domenica a tutti. Invito nuovamente tutta la comunità regionale a venire in questa meravigliosa sagra perché veramente merita. È una festa per tutti e i prodotti sono veramente di eccellenza e c'è parecchio spazio e divertimento anche per i bambini. Quindi anche per le famiglie veramente la sede è opportuna. Grazie sindaco, ci rivedremo di sicuro. Io vado da questa parte perché là in fondo ci sono le cucine che stanno lavorando. Brollo, dove? Brollo? Eccomi qua. Paolo le sta inquadrando. Quanta gente lavora là dentro? È una ventina, 20-25, ed è la parte clou della nostra sagra. È un lavoro duro, impegnativo, fanno turni anche di 4-5 ore sulla griglia, quindi col caldo, con tutti gli annessi connessi. Ecco, c'è un lavoro di preparazione? Assolutamente sì, dalla carne cruda fino alla cottura e con tutti i piatti tipici che andiamo a proporre, insomma. Ecco, vedete che il nostro Paolo Basi sta inquadrando tutta l'area festeggiamenti, insomma, mezzogiorno è passato da qualche minuto e piano piano si sta riempiendo e quindi adesso vogliamo mostrarvi un'altra cosa, perché Brollo, qua fuori cosa c'è? Allora, abbiamo tutti gli stand con l'esposizione dei prodotti tipici. Allora, io direi con Paolo Bassi, so che dobbiamo fare la cosiddetta camionabile, quindi ci sono delle immagini a copertura, noi assieme a Brollo raggiungiamo l'area esterna della festa di San Marco qui a, appunto a Campolessi di Gemona, e vogliamo mostrarvi appunto l'area Slow Food dove appunto ci sono i prodotti del territorio. Adesso stiamo andando con queste immagini dall'alto. Con delle immagini dall'alto che dovremo trovare appunto delle persone che ci spiegheranno un po' qual è l'esposizione che viene, dovremmo esserci quasi, vediamo chi troviamo sul posto, vediamo chi troviamo, ci possiamo fermare da queste parti, ci fermiamo pure qua e questo è la prima parte del presidio Slow Food. Certo. La latteria Presidio Slow Food da parecchi anni, in quanto raccoglie le caratteristiche possibili, quindi almeno un gruppo di persone che si raccolgano per operare, per creare un qualcosa. Allora, vorrei andare un attimo, Brollo, per i presidi andiamo da questi due signori, sono loro che... Eccoci qua, questo è... non posso non salutarlo, questa è un'icona. Ma quante feste ti fai? No, io sono... sapete che abbiamo fatto il formaggio Frant, fatto con il formaggio di Campolessi, per fare la filiera corta, e poi il mito che è un formaggio fatto a latte crudo. E partecipando con la teoria di Campolessi sembra di tornare indietro di 50 anni, quando ero piccolo che portavo il latte, ritiravo il formaggio, ti davano il burro in mano, cioè tempi, ricordi dei miei tempi. Allora, avete visto che una signora è passata candidamente davanti alla telecamera del nostro Paolo Bassi, ma evidentemente il profumo del formaggio è così inebriante che quindi evidentemente non aveva notato la nostra camera. Questo signore l'abbiamo già visto prima, dobbiamo parlare di Slow Food. Sì, dobbiamo parlare di Slow Food, invito il rappresentante di Slow Food che vedo qua, e anche di altri presidi, noi siamo tra gli ultimi arrivati, siamo presidio dal 2012. E è una cosa molto importante anche perché tante volte noi friulani sappiamo lavorare bene però non riusciamo a comunicare al consumatore il nostro lavoro. Il Slow Food ci ha dato l'opportunità di certificare quello che noi facciamo, no? Un lavoro tradizionale, antico, eccetera, che è attualmente ancora valido sotto il profilo remunerativo e soprattutto per noi artigiani c'è un lato più importante dei soldi, che è quello della soddisfazione personale, di poter vendere il proprio prodotto e di vedere i clienti soddisfatti. Questa è una cosa che paga molto a livello di orgoglio personale. Ecco, ed è importante mantenere questi presidi, mantenere la tradizione. Noi siamo un esempio che
produrre a livello tradizionale, produrre bene, eccetera, può dare ancora uno sbocco a questa agricoltura, che è un'agricoltura di nicchia, perché in Friuli abbiamo solo agricoltura di nicchia, e valorizzare il territorio e mantenere le aziende agricole, che è lo scopo fondamentale della latteria, no? Senti, mi presenti tu questo signore alla mia sinistra? Sì, questo signore è Marino, noi ci chiamiamo per nome, insomma. Cognome? Corti, ed è il nostro referente per Slow Food. Marino Corti, intanto per le persone che stanno guardando Telefriuli, canale 11 o anche il 511, che cosa trova il visitatore in questa via? Beh, trova la qualità, ma dietro la qualità c'è un aspetto importante che forse io da esterno, perché non vivo Gemone, anche se Gemone è la mia seconda città per tanti motivi, perché ho vissuto qui un periodo bello della mia vita e sono un miracolato, perché ero alla Cantor, alla Goi Pantanali nel 76 e sono andato via un'ora prima del terremoto, e quindi mi ritengo un miracolato. Questa è una comunità che comunque è fortunata sotto tanti aspetti, perché sto parlando dei gemonesi, avere un circolo culturale di questo spessore non è che lo trovi in qualsiasi angolo di questa terra. È un circolo culturale molto attento a quello che è l'aspetto culturale, qualitativo e anche trasformazione del prodotto, e ci presentano dei prodotti interessantissimi indipendentemente dai presidi, perché Slow Food non è solo ed esclusivamente presidio, Slow Food è tutela della qualità, per salvare quello che è l'aspetto socio-economico del nostro comprensorio. Senti, a questo marchio quanti prodotti hanno aderito? Allora, a questo marchio in Friuli abbiamo 13 presidi, e sono tantissimi, e sono in fase di valutazione altri prodotti. Quali? La rappa di Verzegni, sporto un esempio, che è da anni che stiamo lavorando, quindi di conseguenza il Quincir, che è un altro grande prodotto nell'area di Moggio, e comprensorio. Su questi stiamo lavorando e probabilmente ce la faremo nel 2019. 2018 abbiamo fatto 3 nuovi presidi, il Ciuc, che poi vedrete i produttori che sono qui, abbiamo il succo di mela, di mele antiche dell'Alto Friuli, e la Varacara, che è altrettanto un prodotto che poi il produttore vi presenterà. E sono prodotti eccellenti, e vorrei fare una sottolineatura. Parlando con il produttore un attimo fa, mi dice: nel 2018 io ho prodotto 2500 vasetti, nel 2019 ne ho prodotti 5000. Scusatemi, siamo al raddoppio della produzione. Questo è Slow Food, è una promozione a livello internazionale che noi cerchiamo di implementare, perché questo è la salvezza del territorio. Per quanto riguarda l'aspetto socio-economico, e vorrei ricordare che Slow Food non è solo il seguente prodotto, ma è salvaguardia della nostra terra. Dobbiamo lasciare ai nostri figli una terra salvaguardata, soprattutto della filiera agroalimentare, che riteniamo il più grande, forse fra i più grandi inquinatori della terra, perché ogni giorno tantissime aziende utilizzano i pesticidi, e quindi la chimica, che poi si ripercuote con gli eventi atmosferici che abbiamo visto il 28 e 29 di ottobre. Allora, grazie a Marino, abbiamo veramente un minuto, facciamo questa cosa un po' acrobatica, perché stiamo chiudendo, abbiamo veramente esaurito il nostro tempo. Raffaella, vieni un attimo, se vuoi dire, benissimo, ci siamo quasi, diamo la buona domenica, e perché venire a Gemona? Allora, purtroppo la voce non mi è d'aiuto. L'abbiamo già detto. Sì, ma lo so, ma sta peggiorando. Allora, Gemona vi aspetta con le sue prelibatezze, e San Marco vi attende da oggi al 28 di aprile, e soprattutto riporta un po' di sole, Daniele, mi auguro. Ecco, guarda, si sta aprendo in questo momento, quindi noi portiamo bene, quindi nel pomeriggio venite a Gemona. Vi ricordo l'appuntamento nel metà pomeriggio con la nostra Sara Ramani, che sarà in diretta con il nostro Bassi, quindi Bassi oggi veramente galoppa, e quindi ci sarà questa diretta, c'è tanta roba in giro per fortuna. A Cordenons, noi ci vediamo alle ore 19 puntualissimi con il nostro telegiornale, poi con il TG di mezzasera. Un saluto al nostro Pierangelo Buttazzoni, grazie a Paolo Bassi, al nostro Valdi. Chiudiamo con questa immagine, grazie dell'applauso. L'applauso va alla gente di Campolessi, che ha saputo accoglierci con qualità. Questi sono i
i presidi e Slow Food. Grazie di cuore, buonanotte e ancora buon pomeriggio, la buonanotte ce la daremo più tardi. Arrivederci. Questa trasmissione è stata offerta da Glemone Shopping Center.